gli amici di Piazza Adriatico, ve li ricordate, siamo stati anche da loro sempre in quel tremendo mese di ottobre che ha segnato la città. Gli amici di Ponte Carrega, com'è la situazione nella vostra zona? Direi sensibilmente invariata, nel senso che quello che era a ottobre è oggi, anche se le idee sono state date con il nostro convegno sul disastro idrogeologico, anche se i soldi che sono arrivati soldi. Dunque i soldi in teoria sono fermi, io sto parlando per Piazza Adriatico, sono fermi in teoria il municipio, ci sono 112.000 euro fermi per fare opere di ripristino in Piazza Adriatico, in teoria, come ripeto, sono fermi in municipio, che sono soldi avanzati dagli opere di urbanizzazione sul lavoro che è stato fatto a Ponte Carrega. E allora cos'è che non è, cioè in conclusione perché non, lei dice non hanno fatto, non è stato fatto niente? Perché niente è stato fatto. Cosa doveva essere fatto? Beh, allora, intanto in teoria bisognerebbe, diciamo che il discorso è sempre lo stesso, ricollocare le persone che abitano ancora i piani terreni e quindi già sarebbe fatta una bellissima messa in sicurezza di Piazza Adriatico. Nello stesso tempo bisognerebbe far fronte al degrado che Piazza Adriatico soffre da 3 anni a questa parte. Ecco, insomma è una situazione abbastanza disarmante. Ma disarmante, però noi abbiamo... dico fiducia, ma siamo ben consapevoli, diciamo, dei contenuti. Siete vaccinati, ahimè, a queste cose. Diciamo che noi ci siamo stancati di essere le solite vittime, quindi abbiamo smesso già da parecchio tempo di fare così. Quindi noi proponiamo le cose, chiediamo che la politica ci venga dietro, questo spesso C'è qualche segnale? Perché insomma, dal vostro convegno, il vostro convegno è stato molto esplicito su questo, si è mossa qualche cosa. Quando io sento dire... come ho sentito dire prima, abbiamo altri 3 anni di terrore davanti, veramente è impossibile pensare che possa ripetersi una cosa del genere, non vogliamo neanche pensarci. Sì, non è, purtroppo non è improbabile, ecco, perché statisticamente è possibile che riaccada e riaccada anche peggio. E quello che sta cambiando è la consapevolezza della gente, perché noi da 3 anni a questa parte abbiamo incontrato comitati, associazioni, persone, cittadini che si sono stancati di essere le solite vittime che guardano alla finestra quello che accade e che si spaventano quando piove. Ecco, adesso il ruolo del cittadino è sensibilmente cambiato, deve cambiare. Il cittadino sono più allertati. Ci stiamo organizzando in qualche modo. Abbiamo l'autodifesa, tanto per cambiare. Sicuramente sì, autoprotezione, quindi cultura del rischio, quindi quando c'è la pioggia dobbiamo sapere cosa fare, non dobbiamo aspettare le sirene che non suonano. Dobbiamo sapere già noi cosa dobbiamo fare e così anche, diciamo, come autoprotezione, quindi le cose da non fare, non andare a prendere la macchina. La cosa che noi lamentiamo piuttosto è che non c'è, sembra non ci sia molta volontà di investire su certe cose tipo protezione civile, cultura del rischio, ecco queste cose qua, e noi le chiediamo. In regione non vi hanno dato risposta su queste cose, la protezione civile è una loro competenza. Direi che c'è molto silenzio da questo punto di vista, infatti anche da questo punto di vista ci stiamo auto-organizzando noi, quindi faremo noi delle simulazioni di, diciamo, cercheremo di simulare situazioni di emergenza. Evacuazione. Ci penseremo noi, autonomamente. Bene, bene un corno, però insomma vedete com'è la situazione.